Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio filmare questo, ce la posso fare, che è il Luxury Addict Tag. Quindi è un tag che ho visto girare su YouTube. Voglio farlo anch'io, voglio rispondere anch'io a queste domande. E sono appunto tutte domande su brand di lusso. Quindi vi dirò la mia su appunto queste domande o tutte le domande del tag appunto qui salvate sul cellulare. Quindi iniziamo subito con la domanda numero 1. Qual è stato il tuo, sto traducendo dall'inglese, quindi se leggo piano non è perché non so leggere che sto traducendo. Qual è stato il tuo primo pezzo di marca, tra virgolette, di lusso? Allora, purtroppo, come sapete, molte delle cose che avevo tempo fa sono state rubate, quindi vi farò vedere la cosa più simile. In realtà il mio primo pezzo proprio di lusso era un bauletto Louis Vuitton, come questo però più piccolo. Quello era, mi sembra, il 25, mentre questo credo sia il 35 o il 40, forse il 40, boh, non lo so, oddio, sono pessima. Comunque era appunto un bauletto Louis Vuitton, però era quello piccolino, non così grande, ma questo è stato il mio primo veramente grande acquisto, che in realtà è stato un regalo del mio ex fidanzato, tra l'altro, a Parigi, ed è stato fantastico perché ero a Parigi, negli Champs-Élysées, e per la prima volta sono andata da Louis Vuitton, cioè avevo paura ad entrarci perché non mi sembrava vero, cioè io ero nel paese dei balocchi, poi Louis Vuitton a Parigi è gigantesco, ha tipo 5 o 6 piani, cioè io ero in adorazione. E poi appunto inaspettatamente ho ricevuto questo regalo che era la mia prima Louis Vuitton, il bauletto, l'ho desiderato tantissimo. Quando vedevo le ragazze per strada con il bauletto Louis Vuitton, mi ricordo, pensavo sempre, anch'io un giorno ce l'avrò. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce un po', perché a volte ci sono commenti, vabbè è raro, però a volte ci sono commenti sotto i miei video, tipo quando faccio vedere delle cose un po' più costose ci sono commenti del tipo ma vergognati, a me dà fastidio vedere perché io non mi posso prendere. Invece io quando non potevo permettermi questo genere di cose pensavo sempre, un giorno anch'io ce l'avrò, non so quando, ma un giorno anch'io ce l'avrò. E questo credo sia debba essere il ragionamento che si fa, mai pensare io non ce la farò mai, bisogna sempre pensare anch'io un giorno, non so quando, ma un giorno anch'io. E quindi sì, questa è stata un po' la storia della mia prima Louis Vuitton. Domanda numero 2. Qual è stato il tuo migliore investimento? Allora, sempre appunto per quanto riguarda prodotti di lusso. Allora, sono due a pari, come si dice, a pari basso, non lo so, comunque sono due, sono le mie Jumbo Chanel. Queste sono borse intramontabili, sono borse che appunto si vendevano 50 anni fa, si venderanno tra 50 anni, e comunque continuano a salire di valore, il che è assurdo, ma già adesso costano di più rispetto a quando le ho acquistate io, e quindi sono un vero e proprio investimento, nel senso che se io volessi venderle tra, non lo so, 15 anni andrei a guadagnarci, ma appunto la mia idea è quella di tenere tutto per mia figlia, quindi non che io sia incinta, perché sennò mi ritrovo 50 domande, non sono incinta, però sì, questa è la mia idea. E queste appunto sono le classiche Chanel, ce ne sono naturalmente di diverse grandezze, io ho scelto le Jumbo perché sono molto alte, sono alta 1,77, quindi la taglia un pochino più piccola era troppo piccola, è troppo piccola per me, quindi ne ho prese appunto due, non mi soffermerò molto perché già le conoscete, una è bianca, l'altra è nera, ma sono di diversa, fatte con della pelle diversa, la bianca è più delicata, infatti devo pulirla in qualche modo, ancora non l'ho fatto, e poi anche l'hardware, questa è argentata, questo è dorato, ma appunto la grandezza è uguale. Numero 3, quali sono i tuoi criteri prima di acquistare qualcosa di costoso, di marca? Allora, i miei criteri, beh, la prima cosa che penso è quanto userò questa cosa, questo dato capo, insomma, si tratta di una borsa, di un paio di scarpe, penso sempre quanto lo userò. Detesto comprare cose che poi rimangono nell'armadio, voglio sempre comprare cose, siccome appunto il costo è elevato, voglio sempre comprare cose che poi userò un sacco. Non mi piace chi compra roba e poi la lascia negli armadi, non mi piace chi compra roba solo perché è di moda e poi non la usa, quindi ed è un errore che naturalmente anch'io faccio una volta ogni 3 anni, non lo so, però capita anche a me.
ma appunto è una cosa che detesto, e se capita poi quella cosa la vendo e compro qualcosa che effettivamente uso. Quindi penso sempre a quanto userò quel dato oggetto, quella data cosa, e poi penso agli abbinamenti che ci posso fare, perché a volte penso di poter indossare un capo e poi in realtà non ho niente con cui abbinarlo e poi va a finire che non lo indosso. Quindi siccome ho fatto questo errore in passato, cerco sempre di stare attenta, quindi direi sì, queste due cose praticamente. Numero 4, qual è stato il tuo acquisto più stupido, o comunque l'acquisto di cui più ti sei pentita? Allora, devo dire che negli ultimi anni ho fatto solo un acquisto sbagliato, ed è un acquisto che voi conoscete, perché non è nemmeno così tanto datato, nel senso che è un acquisto che ho fatto di recente, e sono loro. Sono queste scarpe Gucci, e adesso vi spiego il perché. Sono molto molto belle, sono molto molto di moda, infatti sono ancora in vendita in tutte le boutique. Il problema è che, e qui ho sbagliato veramente io, mi sono fatta consigliare da Tomasia, avevo il dubbio tra i classici mocassini neri e queste. Il problema è che queste sì, sono più carine, tra l'altro costano anche di più, quindi doppiamente sbagliato. Sì, sono carine, sono dorate, amo il colore di queste scarpe perché è un oro che io porto, quindi è un oro chiaro, un po' più sul freddo. Amo appunto il logo sulla cinghia a lato, non proprio davanti. Il problema di queste scarpe è che non le uso mai, e io vi faccio vedere, la suola è ancora nuova. Quando mi rendo conto di non usare un capo, lo rimetto subito nella scatola e lo vendo, e questo è quello che sto facendo. Queste Gucci infatti sono in vendita e mi piacciono molto, mi piacciono ancora moltissimo, però alla fin fine non so se con il mio stile, o non riesco io ad abbinarle molto bene, non le vedo bene con i jeans, non le vedo bene con la gonna, le vedo bene sì con dei pantaloni taglio maschile, con dei un po' larghi, bassi, però alla fine le userei talmente poco che sì, le userei ma tipo 3 volte all'anno, quindi mi dispiace, piuttosto le vendo e compro un paio di scarpe che perlomeno uso molto. Ecco, tra l'altro, al posto di queste Gucci, consigliatemi un paio di scarpe Gucci che voi acquistereste, che vi piacciono. Io ho messo gli occhi su, ve le metterò magari qua, su queste slippers rose, e vi ho chiesto che cosa ne pensavate di queste scarpe sia su Instagram Stories che su Snapchat. Seguitemi su Snapchat, Instagram Stories, se ancora non lo fate, trovate il link qua sotto. Però ho ricevuto un sacco di risposte, tra cui la metà mi diceva che sono orripilanti, cioè orrende, l'altra metà mi diceva che sono fichissime, bellissime, e di comprarle. Quindi evidentemente un paio di scarpe che o piace o non piace per niente, cioè non c'è una via di mezzo, non c'è un ni, cioè o le detestate oppure vi piacciono un sacco. A me piacciono un sacco. Numero 5, se hai mai venduto qualcuno dei tuoi pezzi di marca, te ne sei mai pentita dopo? Allora, non mi ricordo di aver mai venduto nulla, forse sì una cintura Dolce & Gabbana anni e anni fa, no, non me ne sono pentita, sono sempre molto attenta, quindi se vendo qualcosa è perché non lo uso, perché o non lo uso più, perché anche questo può succedere, magari una cosa di moda la uso un sacco, poi dopo anni mi rendo conto di non usarla più e la vendo. Ma non mi sono mai pentita, ho sempre fatto quello che ho messo in vendita doveva andare in vendita, e così mi sono comprata qualcos'altro, quindi su questo proprio no. Domanda numero, questa è la 6. Qual è un capo che pensi tutti dovrebbero avere? Allora, è difficile rispondere a questa domanda. Uno, secondo me, sono sicuramente le Louboutin, quindi un paio di Louboutin, le classiche con la suola rossa, sono super versatili, le décolleté, io non ho le Pigalle, quindi le classiche décolleté, queste sono le Suzanne, ma anche queste sono appunto super versatili, stanno bene con gonna, con jeans, con pantalone, stanno bene con tutto, e non c'è bisogno di averne 50 di décolleté, insomma, basta un paio di décolleté nere, fanno la loro figura, sono... si possono usare sia il giorno che la sera, insomma io le adoro. E poi un altro pezzo che io consiglio davvero tantissimo anche alle mie amiche è il
trench Burberry. Questo è un classico, si usa tantissimo, si usa in primavera, in estate, in autunno, se ci sono giornate calde lo uso anche in inverno, tiene l'acqua il 100%, se c'è un acquazzone non si bagna, è incredibile ma vero. Amo il colore, che se non sbaglio si chiama Honey, è un color miele. Io ho quello un pochino più svasato, un pochino più stretto sul, in vita, ma c'è appunto anche il modello ancora più classico di questo. Amo, amo questo trench. Numero 7, qual è un capo che non pensi si meriti la notorietà che ha? Allora, ce ne sono diversi, la prima cosa che mi viene in mente sono le borse Balenciaga. Allora, a me dispiace perché veramente, cioè mi dispiace, non voglio parlare male di Balenciaga, che è un brand comunque fantastico, però la classica borsa, io adesso non mi ricordo come si chiama, vi metterò una foto, non mi è mai piaciuta proprio per niente, non la trovo facilissima da abbinare, andava forse un po' più di moda qualche anno fa, ma la vedo ancora un sacco in giro e non mi è mai piaciuta e non mi dà nemmeno l'idea di una borsa luxury, cioè di una borsa di marca, non so perché, non riesco proprio a farmela piacere. Poi cosa c'è sulla tua wish list, quindi quali saranno i miei prossimi acquisti? Allora, a parte le slippers o i mocassini Gucci, questi sicuramente, altra cosa che ho in programma sono altri stivali Stuart Weitzman, vi metterò anche qua la foto degli stivali, già li ho in grigio ma voglio prenderli, sono quegli stivali che stanno sopra il ginocchio, sono bellissimi e li voglio anche in beige e in nero. In beige li prenderò con il tacco, ma il tacco quello largo, quindi sono anche molto molto comodi, invece quelli neri li voglio piatti da usare ogni giorno, io metto molto gonne con stivale alto, quindi insomma mi piace un sacco, mi piacciono tantissimo. E poi un altro acquisto che mi piacerebbe fare è una borsa rossa, non so ancora di che marchio, mi piace molto la Celine Luggage, perché adesso ho una Nano e una Phantom gigantesca, quindi non ho la via di mezzo, è rossa, è bellissima. Oppure mi piacerebbe anche prenderne una Dior, mi piace molto sia la, come si chiama, la Diorama, vi metterò sempre le foto di tutto quello che vi sto descrivendo qua, anche questa in rosso, oppure mi piace molto anche in beige, proprio color carne chiaro, più chiaro della mia boy bag, se avete presente. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, vi ringrazio per i commenti carini che mi lasciate sempre, mi mandate su Snapchat, Instagram Stories, anche riguardo l'altro video in cui appunto avevo le labbra ancora molto gonfie, adesso stanno già migliorando ma non sono ancora al massimo, quindi devo ancora aspettare, non so parlare oggi, però vi ringrazio perché in tantissime poi mi avete scritto in privato, guarda che hai fatto benissimo, ti stanno bene, ti voglio bene, quindi vi ringrazio tanto 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 per il vostro supporto, perché a volte sembra che non conti, invece è importante, è fondamentale, altrimenti non farei video. Quindi questo è quanto, lasciatemi come al solito commenti, richieste, tutto nei commenti, io leggo sempre tutti i commenti, bacio, ma gigantissimo e alla prossima, ciao.